Partita di cartello, quella di sabato 1 dicembre a Cotta Morandini, la Valpigol ospita il Chiavenna, squadra guidata dall'ex allenatore biancorosso Pavel Kaučić. E un ex anche Andrea Rivoira, appena liberato in prestito dai Lombardi. L'amatissimo One si accomoda in panchina, confermato in porta Armand Pilon. I neroverdi torresi cambiano le linee, spostano in attacco Duran Varese e cercano nuovi equilibri. La coppia arbitrale Costa Bassani ravvisa un fallo in attacco di Cordini e il Chiavenna dimostra subito di avere un buon power play. Scambio Marcati Maraffio, il difensore verde-blu sorprende dalla distanza Pilon, complice una deviazione. E il minuto 6 e 48 la Valpigol parte ad handicap. La reazione non si fa attendere, uno splendido lancio dell'asiaghese Andrea Tura libera Capitan Silva in solitaria. Il difensore interviene fallosamente e il rigore è netto. Il mago Silva, lo sappiamo tutti, è uno specialista. In molti ricorderanno la sua freddezza ai tempi della Serie A. In questa occasione, però, Gianfranco Barozzi non abbocca alla finta e il disco si spegne in balaustra senza neanche un vero tiro. L'inedito terzetto formato da Pozzi, Duran Varese e Gardiol è protagonista poco dopo di un'azione insistita. Duran Varese recupera un disco in balaustra. Pozzi coglie il paletto esterno. Il successivo spettacolare scambio con Paolo Gardiol libera ancora Marco Pozzi la conclusione. Barozzi è bravo a contenere il tiro e Duran Varese non trova il rimbalzo. La Valpigol macina gioco. Pozzi vince tutti gli ingaggi in attacco. Duran Varese fa valere la fisico ed esperienza e Gardiol da dietro porta serve un disco d'oro al numero 5 che però deve ancora scaldare la stecca. Da scaldi invece sono gli animi. Era tanto tempo che non si vedeva una piccola baruffa sotto porta. Anche questo è ok. Silva decide di ricomporre le linee classiche e il risultato è immediato. Canale e Pozzi si conoscono a memoria. Marco mette a sedere Barozzi e trova il tocco sotto misura. Il pareggio è servito al minuto 15:52. Rivediamo dietro porta il brillante gioco di stecca del numero 5 nero-verde. La Valpigol trova il pareggio, anzi il vantaggio, a 7 secondi dal primo intervallo. Silva impegna severamente Barozzi, che disteso sul ghiaccio non può nulla sulla staffilata di Pozzi, doppietta del top scorer che esulta sotto la curva. La staffilata, lo rivediamo, è potente e precisa, il portiere del Chiavenna è incolpevole. Il secondo tempo si apre con l'ennesimo ingaggio vinto da Pozzi, uno dei fattori su cui si può costruire una vittoria. L'altro sono i rapidi ribaltamenti di fronte. Pietro Canale trasforma, lo vediamo tra poco, un'azione difensiva in una pericolosa controfuga e Pozzi, ancora lui, non dà scampo a Barozzi con un tiro incrociato da applausi. Velocità, forza e precisione, questi gli ingredienti del 3-1 al minuto 23 e 26. Gli uomini di Kaučić sono un po' in difficoltà, l'ennesimo disco perso in attacco è alla base di una ripartenza della Valpigol sul versante sinistro. Pozzi questa volta prova a fare l'uomo assist, ma Canale arriva sul pack con un istante di ritardo. Guai però a distrarsi, soprattutto a lasciare al Chiavenna l'uomo in più. Con Cordin in panca dei puniti, un tiro di Maraffio corretto da Marcati vale il 3-2. Nel replay si può apprezzare la deviazione decisiva del 27. Ora è la Valpigol a sentire la pressione, una sequenza di piccoli errori difensivi libera il chiavennasco Molinetti da solo davanti alla gabbia di Armand Pilon. Il tiro va fuori di un soffio, poi la difesa spazza. Il Chiavenna è nel suo miglior momento e inizia a credere al pareggio. Con la Valpigol un po' troppo sbilanciata in avanti, Finessi ha la giusta intuizione per Tava, che mette in mezzo per Trussoni. Simone Armand Pilon fa la differenza con un intervento dei suoi, poi sbarra ancora la strada a Samuele Finessi. La coppia Canale-Pozzi si prende sulle spalle la squadra nero-verde. Un grande intervento difensivo del numero 5 permette a Canale di involarsi. Pietro lascia sul posto il difensore Muià, poi si trova il disco sul rovescio e non riesce a imprimere forza. Allora attende l'inserimento di Pozzi e Barozzi tocca ma non trattiene. Il disco beffardo si insacca. Il 4-2 al minuto 35 e 33 si rivelerà il gol vittoria. Ecco l'intervento di Pozzi, il portiere non riesce a trattenere. Più libera sul piano mentale la Valpigol gioca in scioltezza anche in superiorità numerica e Silva sulla linea dei difensori indovina la traiettoria, ma il tocco maramaldo di Pozzi a ingannare il ben piazzato Barozzi. Fantastico pokerissimo del numero 5, giustamente festeggiato dai compagni. Tutte le reti della Valpigol sono sue. Si va sul secondo riposo sul 5-2.
Nel terzo tempo il Chiavenna ha il grande merito di non mollare e la Valpigal, un po' tartassata dalla coppia arbitrale, deve difendersi spesso con l'uomo in meno. Ecco, dal manuale del perfetto penalty killing, la carica di Canale e il lungo e beffardo lavoro di alleggerimento da parte di Marco Pozzi, indubbiamente il migliore in pista anche questa sera. Un cesto di cioccolata Caffarel per lui. Buon appetito. L'eleganza nel pattinaggio del bibianese Moreno Rosso ricorda le movenze dei difensori che hanno fatto la storia del Cotta Morandini. In questo caso l'azione vale solo per la platea e non per il punteggio. Anche la terza linea vorrebbe entrare a tabellino. Martina mette in movimento Migliotti, che però è troppo defilato per impensierire davvero Barozzi. Lo stesso Martina a rimorchio è più pericoloso, ma il portiere chiavennasco è attento. All'ennesimo power play il Chiavenna si riavvicina ancora. L'ex luganese Marcati impegna Armand Pilon, che concede il rimbalzo. Zani è lesto a mettere nel sacco. Mancano 2 minuti e 25 secondi e i Rombardi sono di nuovo a meno 2. Pavel Kaučić chiede un time-out per orchestrare l'assalto finale dei verde-blu, ma la Valpigal non ha intenzione di rischiare oltre. La retroguardia in nero-verde chiude ogni spazio e non concede altra occasione agli ospiti, e la sirena sancisce il 5-3 conclusivo. Federico Cordin, un 5-3 che però sicuramente vale di più rispetto al 6-3 dell'altra volta col Gladiators, anche per il valore dell'avversario. Avete giocato sicuramente una partita diversa. Ma sicuramente non abbiamo giocato al meglio delle nostre capacità, però come dicevo prima non è semplice mantenere un'intensità alta sempre giocando con degli avversari sulla carta non forse così, non forse tecnicamente pronti come siamo noi, che ci sono tanti giocatori che arrivano dalla Serie A e tanti giocatori giovani ma con talento. E abbiamo subito 3 gol in penalty killing, quindi diciamo che non va bene, ma va bene nel senso che nel 5-5 vuol dire che comunque riusciamo a tenere testa anche all'avversaria più forte del nostro girone. Penalty killing, bisogna lavorare, bisogna bloccare i tiri dei difensori dalla blu, bisogna lottare davanti porta, ci è mancato un po' questo. La gara con l'Aosta è stato un esempio di cosa non dobbiamo fare, quindi abbiamo cercato semplicemente di mettercela alle spalle e di andare avanti, perché scivoloni e errori capitano a tutte le squadre. Oggi fortunatamente è andato meglio, secondo me il Chiavenna ha preparato una buona partita, ha preparato una partita per giocare contro la nostra squadra, quindi si è difesa, è attaccato bene e si è visto anche dal risultato. Noi abbiamo cercato di fare il nostro gioco, di fare il gioco che ci chiede sempre il nostro allenatore Alex Silva, e cerchiamo sempre di dare il nostro massimo, qualche volta ci riusciamo, altre volte forse meno. Pavel Kaučić, il Chiavenna è cresciuto molto e questa sera ha giocato una partita mettendo in difficoltà il Valpellice e segnato 3 reti in special team col power play. Non è una cosa di poco conto, significa che l'avete sperimentato molto bene. Grazie per vostra opinione, questo è il primo. Noi siamo veramente un po' in crescita, andiamo piano perché anche allenamenti abbiamo metà di altre squadre, siamo poco sul ghiaccio, ma c'è una grande volontà e un rispetto confronto a quello che voglio fare con loro, e questo si vede anche in partite. Il ritorno a Torre Pellice, dove ha tanti amici, tante persone che la stimano, è sempre una cosa piacevole, magari c'è anche il desiderio di, come dire, sportivamente, di far vedere di essere un allenatore di livello. Io allenavo, per dire, a Milano tutte e due squadre, e quando sono passato da altra sponda mi sentivo un po' scomodo, ma questo è il nostro lavoro. Io con ogni squadra che lo alleno voglio portare fuori da loro più possibile, e questo ho voluto anche stasera.